importante, soprattutto un progetto di spessore, un obiettivo ben preciso, fatto di persone che ci mettono l'anima. Allora, io ho sempre sentito parlare dei linfoamici, ma sinceramente non avevo il contatto diretto. Gentilmente Flora mi ha contattato e ha detto: vieni anche tu, facciamo un bel calendario di ogni anno. Poi dopo, ora sono entrata in questa realtà e ho scoperto veramente delle persone eccezionali che si danno tanto, tanto da fare, questi bambini stupendi, e la gioia di poter appunto festeggiare la fine della malattia con questo calendario. Quindi tutti noi protagonisti sia dello spettacolo, dello sport, abbiamo avuto veramente il piacere di esserci. È stata un'esperienza particolare perché siamo bambini, quindi anche giocarci, per farli sorridere, perché erano un po' intimoriti, sai, di fronte alle luci, e poi sono stati tutti truccati, pettinati, insomma era proprio una grande festa. E il risultato mi sembra un calendario molto bello e oggi siamo qui a testimoniare. Sì, prestissimo. Mentre Flora, per te com'è stato lavorare dentro questo progetto con i bambini, come appunto diceva Tosca? Beh, comunque è stato mi ha segnato molto, perché di solito scatti foto, servizi fotografici, però non è che hai a che fare con bimbi, soprattutto con bimbi che hanno vissuto quella realtà. Quindi sicuramente è un'esperienza importante. La cosa bella, forse vi ripeto, è vedere questi bimbi che avevano un sorriso pronto a regalare. E poi comunque vedere tanti artisti disposti a mettersi in gioco e a dedicarsi a un progetto, quindi rifarei a 300 volte.